Una significativa crescita dell'azione di monitoraggio del territorio dovuta alla messa in campo di risorse aggiuntive nei servizi offerti dalla Polizia di Stato che hanno avuto un evidente effetto sul numero di crimini consumatosi da Brindisi e la sua provincia nel periodo natalizio. E questo il resoconto, dati statistici alla mano, fornito questa mattina dal nuovo questore Maurizio Marciopinto, che ha voluto in conferenza stampa con i giornalisti tracciare un primo velocissimo bilancio dell'attività messa in campo dal suo insediamento, confrontando i dati dello stesso periodo dello scorso anno con quelli di questo fine 2016 inizio 2017. Gli elementi presi in considerazione si riferiscono infatti al periodo compreso fra il 15 dicembre e l'8 gennaio, tre settimane che hanno però evidenziato come la maggior presenza sul territorio delle forze dell'ordine abbia dato frutti importanti. L'obiettivo che ci eravamo dati, che era la sicurezza del periodo natalizio, di quelle attività che normalmente si svolgono in quel periodo, chiaramente il nostro risultato è più che positivo, nel senso che basti pensare che quest'anno non c'è stato neanche un reato predatorio nei confronti di un commerciante. Questo per noi è un grande risultato. Naturalmente, quando lavori e cominci a eliminare i problemi, sei in grado di esaminarne altri. Noi stiamo facendo questo lavoro di screening importante, esaminando anche naturalmente altri fenomeni. E devo dire che questo fenomeno sta emergendo non come una criticità, ma come un'attenzione. Noi investiremo con iniziative e anche con relazioni dirette con questo mondo attraverso associazioni, proprio per stimolare, proprio perché evidentemente queste sono richieste che non ti vengono dal territorio. Difficilmente ci sarà un comitato di donne che si pone questo problema di venire qui improvvisamente. Devi creare delle opportunità. Noi dobbiamo creare queste opportunità di relazione con questo mondo. E quindi credo che da questi sono dei piccoli fenomeni, l'episodio di Natale, l'episodio di Ostuni giorni fa, cioè secondo me ci richiamano una sensibilità e noi dobbiamo assolutamente rispondere a queste sensibilità. Un dato che per il questore viene fuori dal risveglio di un territorio pigro che però stimolato risponde bene per un bisogno di giustizia che è radicato nei cittadini. Un'attenzione particolare verso la quale verranno attivati dei particolari servizi di assistenza e attenzione i reati di violenza sulle donne che in questa zona, a quanto raccontato dallo stesso questore, sembrano verificarsi con una percentuale preoccupante. Ci sono organismi preposti a delle attenzioni, noi però dobbiamo dare assolutamente il nostro contributo per la sicurezza, cioè è importante che i cittadini quando arrivano in questi territori debbano sapere che questa è una città sicura. Io mi sono dato un obiettivo che mi piace ribadire, fare di Brindisi la smart city della sicurezza, e questo, scusatemi se lo ripeto, ma perché tengo vivo a me stesso e a voi l'impegno che ho preso nell'arrivare a Brindisi. Situazioni, proprio perché vedete questo modello di approccio.